queste, per dire queste cose, dai campagna, dai Ligure. Ragazzi, ci sono molti campani. Esatto, tantissima campagna. Qua stanno facendo il tifo e a questo punto andiamo a vedere anche i capitani che si sono posizionati nelle loro postazioni, quindi vuol dire che stiamo per partire tra pochissimo. Loro stanno quasi per partire, intanto si sono seduti, ve lo raccontiamo noi, ma già si sono abbracciati, sono dati le mani. Stanno anche scherzando tra di loro. E sono i primi che hanno accennato un mezzo sorriso, Davide. Esatto. Stanno sorridendo. Ma tu pensi che siano veramente rilassati? Ora non lo fanno ora più. Proprio ora non lo fanno più. Ora non lo fanno più. Ora vediamo. Cioè, ora sale un pochino. Pensano che noi diciamo cavolate, però prima stavano ridendo tra loro. Ora sale un pochino d'ansia. Andiamo a vedere il capitano Campano. Eccolo il sorriso del capitano Campano. All'altra parte, cappello all'indietro. Si è già immesso in modalità game. Sguardo certo. Duro. Focus. Ligure, il capitano Focus. Ligure. Focus. Concentrazione pura, stiamo per partire. Ligure Campania. Intanto volevo ringraziare tutti coloro che sono in live perché sono tantissimi. Grazie. Volevamo ragazzi. Battere il muro dei 100, ma abbiamo battuto il muro dei 150. Buonasera. Che forti, ragazzi. Sta per iniziare il match. Intanto, concentriamoci. E Campania. Manca veramente pochissimo. Ligure Campania. Ci sono anche molti campani. Tantissimi. Che leggo, continuo a leggere. Forza Campania. Già. Stanno dando il loro supporto alla squadra. Eccoli qua. Grande capitano intanto. Grande capitano. Dai Antonio. Vedi. Da un lato certo. E dall'altro un maresciallo dei carabinieri. Intanto si scherza anche con i due capitani. Ma grazie a te, bro, dice Ciccio, dai. Anche un po' meno, MLB. Ricordiamo i nomi dei giocatori, i loro cognomi sopra. Esatto, ricordiamo. Sopra le magliette. Ricordiamo ai due capitani di mettere i nomi per farci divertire un pochino di più. Per farci andare certo. In cronaca un pochino tanto ormai meglio. Non abbiamo perso la voce, no, Davide, ma prima... domani arrivo. Però prima i numeri era bellissimo. Era stupendo, io non li ho mai visti. È stato bellissimo, non capisco perché ce l'abbiano cambiati, perché è stato stupendo, stupendo. Comunque, penso è sia la prima tutto volta quest'anno. Sia tutto pronto. Ora si andranno a cercare, anche se sono vicinissimi, i due capitani si staranno già invitando per questo match. Continuano a parlare tra di loro, si sorride prima della partita, ma poi in campo quando si scende uno contro l'altro il divertimento insomma. E poi andiamo a vedere subito dopo, perché poi vorrei vedere subito dopo. E dopo li vediamo da Eleonora in intervista e chiederemo che cosa si sono detti prima del match. Io sono curiosa. Io esatto. Sono curiosissima di capirlo. Poi noi proviamo anche noi a fare qualche domanda, se possiamo, non lo so, anche perché comunque certo. Vada, lo viviamo il match. Assolutamente prima sì. Siamo stati disposti un po' secchi, gioco di squadra, quando noi abbiamo elogiato un solo player. Però non siamo così, ci piace così, ci piace analizzare comunque il match. Ma assolutamente. Cerchiamo di farlo in un modo... pulito, se lasciami passare il messaggio, nel senso lo sappiamo che è un gioco di squadra, ma quando vediamo qualcosa di più, ragazzi, va elogiato. Per normale 3-0 è impossibile che soltanto certo, un giocatore, quindi certo. È normale che è tutta la squadra che creano, le squadre stanno mettendo in campo. Sì, possiamo perché prima vedere... non si stavano trovando, ora hanno ricercato. Possiamo vedere la squadra, la campagna che gioca un 3-1-4-2, un 3-5-2 con il mediano, però invece che il trequartista è il mediano, però conosciamo anche queste esatto, squadre, perché poi esatto. Il mediano è semplicemente un uomo aggiunto, il jolly della squadra, e potrebbe diventare all'occorrenza anche il trequartista, un uomo in più squadra. Perché ti parte da dietro, cerca di diventare un po' il regista della squadra, vedere dove fare andare il pallone, avanzare, creare degli inserimenti lì davanti. Ma vedremo come scenderanno in campo le due squadre, Campania contro Liguria.
storia. Ora si stanno mettendo in campo, continuano però a ridere, questo è incredibile. Credo che stiano tentando di trovarsi, di cercarsi. Sì, magari ci sono delle difficoltà. Esatto, non riescono, anche perché noi non è detto che vediamo coloro che hanno startato, quindi potrebbero essere già crashati e noi non lo sappiamo. Certo, certo, assolutamente sì. Non vediamo l'ora di leggere partita trovata. Decisamente. E startare questo match. Ricordiamo che dopo questo match non andate via, perché ce ne saranno altri due. Quindi manca veramente pochissimo e quindi ci siamo, manca poco. Davide, manca poco. Noi possiamo continuare a parlare fino a dopodomani senza problemi, però vorremmo capire più che altro, visto che li vediamo, sorridono, tutti che vedi la tranquillità da quella parte, certo. E da questa un pochino più... Che poi, Davide, per una volta noi vediamo quello che succede, perché solitamente siamo lì a sentire Mattia in cuffia che ci dice ancora 10 minuti, ci sono le squadre, continua a parlare. Parla. Certo. Sì, ok, adesso vediamo. Forse è crashato, forse no. Non lo sappiamo, intanto ci danno la notizia che non si riescono a trovarsi. Quindi questa sera non andranno a cena insieme perché non si trovano i due capitani. Tra un po' anche la mia voce non ci troverà più, però... E allora io farei così. Vai Davide, io prendo un po' di fiato ok? Io farei così. Andrei un pochino in chat, ma lascerei questa immagine, l'immagine dei due capitani in casacca gialla, il capitano della campagna in casacca blu. Blu, Davide, è blu. In casacca blu, il capitano della Liguria. Mandiamo un pochino in chat, ragazzi, potete scrivere tutto quello che volete, basta che non siano insulti, mi raccomando, siete una grande chat, quindi continuate così, anche perché siete tantissimi, non ce l'aspettavamo, ma abbiamo battuto la soglia di 100, oggi abbiamo battuto anche quella di 150. Quanto sono felice, grazie ragazzi. Ora il prossimo obiettivo sarà 200, ragazzi. Comunque, e poi sempre a salire. Intanto dicono, dai Ezio Nico, sono venuto fin qua per vedere Avenia giocar con il gesto del tenente. Forza Liguria, bomber, cosa ne pensi dell'Abruzzo? Ragazzi, cosa ne penso? 4-0. Incisivi. Cosa ne pensi? 4-0. Penso che ha fatto un match clamoroso, una squadra che pressa altissima, non ti lascia spazio e quando ha il pallone giusto fa gol. E soprattutto non ti lascia fiato, non si fa rifiatare, respirare, mettere la squadra in posizione, che è già lì in attacco, pressi molto alto, ma anche quando la palla è dell'avversario vicino alla sua porta non hanno assolutamente paura di andare incontro e marcare a uomo. Come ti chiami, telecronista? Se dici me, sono Davide Bomber, come ti pare? Se dall'altra parte la splendida Lorena. Bello il portiere delle Marche, eh? Guardate, ragazzi, che è stato veramente bravo. È stato veramente bravo. Non so se era uno sfottò, ma ragazzi, è stato veramente bravo. Poi sui gol ha potuto ben poco. Grazie a voi, grandi telecronisti. Grazie, Valerio. Nico segna, dai. Un bacione al bomberone, un bacio a te, Wolf. Un po' meno per la campagna, Luigi, amico mio. Un po' meno. Puoi dire tutto quello che vuoi, ma qualcosa che possa andare anche in live, fluida e tranquilla. Sappiamo che stai, non vedi l'ora e che vuoi godere per la tua squadra. Però... Ma teniamo un po' i toni. I toni giusti. Esatto. Giusti per questa live, anche ragazzi. Anche perché, ragazzi, ricordatevi che sì, qui vediamo le partite uno contro l'altro, però poi alla fine siamo tutti insieme. Tutti amici tra di noi, ed è veramente la cosa più bella. La competizione, l'essere competitivi ci sta, è giusto, è divertente, però poi fuori dal campo, come nel calcio reale, tutto passa. Quello che succede in campo, succede in campo. Quello che è fuori dal campo è solamente solidarietà, amicizia, divertimento tra di noi che siamo appassionati di Pro Club FC24. Esatto, ha detto tutto Lorena, quindi io sto zitto e torno in chat e mi chiedono cosa ne pensi del Lazio Bomber. Ragazzi, una squadra quadrata, tosta, e poi vince 3-0, quindi fa anche gol, sa anche fare gol, ma è una squadra quadrata.
e ce l'avevano detto, questo lo possiamo dire. Ce l'hanno detto che era una squadra molto preparata e l'abbiamo visto. Il portiere è iniziato? No, ancora no, ragazzi, stanno cercando di startare questo match. Il portiere dell'Abruzzo fa due miracoli, ragazzi. Due miracoli clamorosi e si poteva riaprire il match. Poi l'Abruzzo in 10. Quindi se quel pallone entra, raccontiamo sicuramente, non si sa, però potremmo raccontare tranquillamente un altro match. Decisamente sì. Era veramente molto futile, no? Quell'intervento davvero non serviva a nulla e quindi Davide, ci siamo. Nannarone dice che farà oggi il bomber, ne fa 10. Ma noi adesso salutiamo la chat, ma soltanto per immergerci in questo match bellissimo tra Liguria e Campania. Ma voi ragazzi restate incollati allo schermo, sta per iniziare. Esatto, stavo dicendo che la quarta partita della serata, poi ancora due, quindi mi raccomando rimanete incollati, come dicevi tu, prima partita del girone D, andiamo a vedere come scenderanno in campo i ragazzi, erano molto tranquilli prima del match, invece adesso sulle loro facce vedo la concentrazione. Sacca Maranto della Sarellitana, Virgolino prova a intavolare un'azione d'attacco dal basso, prova ad alzare il pallone, questo pezzo di schermo non riusciamo a vederlo ora, però il pallone è buono al centro, attenzione, mentre la palla ci prende il pallone, Barba sbaglia tutto. Si parte nuovamente con Forit, il pallone al centro, Landi riesce a togliere la castagna dal fuoco, si riparte. Barba nuovamente. Attenzione, perché comunque in questo momento possono creare davvero tantissimi ragazzi della Liguria, devono stare attenti. Eccoli qui, infatti, che prova ad affondare sulla sinistra, prova nuovamente a fare il pallone al centro. Cirillo fa suo il pallone. Intanto ringraziamo la regia, la splendida regia che sta facendo un lavoro ottimo. E ora al momento sto vedendo entrambe le squadre molto concentrate, stanno cercando sia da una parte che dall'altra di portarsi in vantaggio, tant'è vero che comunque ci sono occasioni qua e là, tentano di portarsi in avanti il più possibile. Esatto. Eccolo qui, infatti, proprio la Liguria che prova ad affondare al centro, niente da fare, riesce a prendere il pallone, il difensore a fare ripartire da quest'altra parte Morvillo, Landi, pallone per Barra, sbaglia tutto, attenzione Belli Veneri, nuovamente Landi, Nannattasio, Belli Veneri nuovamente per Landi, ora Pelluccio prova a alzare il pallone per il compagno che è Morvillo, Barra, attenzione ancora a Iandolo, Belli Veneri nuovamente, il pallone per Esposito, all'indietro per Liberato, Belli Veneri nuovamente, Barra prova a alzare il pallone, è buono, anzi no, è fuori gioco, ma che palla ha messo, che gol aveva fatto? Incredibile però. Ma non è nulla perché è fuori gioco. E ora si ricomincia e riprovano però questa volta i ragazzi della Liguria. Attenzione con Corretto, il pallone al centro, la mezza rovesciata. Pelluccio riesce a togliere Costagna dal fuoco. Gonzalez a ripartire. Delli Veneri nuovamente, il pallone per Gonzalez al centro. Barra può affondare Iandolo. Prova anche ad allargare, niente da fare, Recenti fa buona guardia dal pallone a Maiolino che è il portiere, attenzione perché rischia tantissimo, ma Camacho riesce a fare quel che può con quel pallone e lo ridà al portiere Pugliese, nuovamente il suo il pallone, le finte di Pugliese, prova ad alzarlo, diciamo del che compagno, attenzione perché c'è tanto spazio, poi ti lascio a te la parola, attenzione ancora Argenti, può ad affondare Argenti, il pallone al centro, niente da fare, Giannattasio fa buona guardia e spazza via il pallone,
Diciamo che quel gol in fuorigioco ha messo davvero tanto, no? In difficoltà la Liguria, che sta cercando di spingere di più perché ha visto proprio la difficoltà. Scusami ora la campagna che, mamma mia, ci mette un ottimo pallone al centro, ma poi viene spazzato via il pallone. Nuovamente la campagna degli Veneri, barra, ancora lui colpo di testa. Mamma mia che palla che aveva messo, sono liberate. Pelluccio, Giannattasio, il pallone per Delli Veneri, buono per Esposito, Esposito limite dell'aria, Periandolo, ancora Delli Veneri, la palla resta lì! Oddio! Che cosa è successo? Batti e ribatti con il portiere, Chiara meglio ed è anche il calcio di punizione. Poi Delli Veneri è arrivato proprio da, proprio dietro, è arrivato il pallone, poi il portiere era lì, rimpalli da tutte le parti, e ora però la Liguria con Foretti, Argenti, il destro di Argenti, Cirillo in due tempi, ma ringrazia, fa solo il pallone, fa ripartire la campagna, un lancio lunghissimo al centro del campo, Camacho alza il pallone, buono Argenti, le finte, Marchi va ad affondare, riesce anche a passare in due tempi, il pallone all'indietro per Fonte, Cirillo come può anche sul secondo avversario, però Bomber. Lì poteva essere pericoloso perché fosse stata una parata, sai, in due tempi molto più importante, esatto. Era già il ragazzo della Liguria. Esposito prende un ottimo pallone, rischia tantissimo il difensore toccandolo, ma il portiere è lì, ma la campagna prova ad affondare nuovamente con Delli Veneri che la dà sulla testa per Esposito, le finte di Esposito, si allunga il pallone, è anche buono, ma Maionero ha provato sempre. Ha provato, no, quella rovesciata, però il portiere ha detto no, questa è la mia porta, tu di qua non passi, soprattutto nell'arietta piccola, qui comando io, dice il portiere, sono già due o tre volte che riesce a comandare e fare da padrone nella sua area. Ora prova la Liguria a ripartire, pallone per Argenti, nuovo per Marchi, attenzione lì, però riesce a prendere un ottimo pallone, prova anche ad alzarlo, ma niente da fare, il difensore riesce a prendere il pallone anche all'interno dell'azione d'attacco, attenzione, il pallone scende giù, il tiro lo ha provato, la difensore riesce a togliere le castagne dal fuoco, attenzione perché Argenti nuovamente, il pallone per Marchi, prova ad affondare Marchi, pallone al centro, il colpo di testa! Partita molto dinamica quella tra Liguria e Campania, riescono a tenere un equilibrio importante per questo primo tempo, manca però ancora il secondo, vedremo se continueranno così, se il pareggio sarà il giusto risultato oppure una delle due riuscirà a sovrastare l'altra squadra. Esatto, abbiamo visto un match, possiamo dirlo, pieno di emozioni, con tante occasioni però, Davide, sia da una parte che dall'altra. Guarda come sono cambiati i volti dei due, dei due capitani. Ora non ridono più, ora sono concentrati, l'amicizia dopo la partita, si ritorna belli sorridenti, ma ora è importantissimo riuscire a mantenere loro la concentrazione e farla mantenere ai propri compagni, perché questa partita è davvero molto molto tesa, 0-0 ancora il primo tempo, vedremo il secondo, chi riuscirà a sbloccarla o se riusciranno a sbloccarla, è molto importante per quanto riguarda la classifica, ricordiamo questo torneo all'italiana, quindi passano sì le prime due, tutte e tre si sfidano, i punti importantissimi. Marchi, il pallone nuovamente per Argenti, il 7 di esterno, pallone al centro, murato, ma ancora Argenti che se lo va a riprendere, nuovamente sulla fascia, le finte di Argenti, il pallone al centro, colpo di testa per liberare il difensore, l'arte prima a ripartire, Fido liberato, prestatissimo la Liguria, può alzare il pallone, lo perde, Marchi nuovamente, ora la Liguria a affondare sulla destra, con Foretta, il pallone al centro, colpo di testa di Pelluccio, ottimo, e si riparte nuovamente con la campagna e barra, Morvillo sulla sinistra con il compagno Piandolo, e lì Veneri nuovamente Piandolo, può entrare in aria, Piandolo il pallone al centro, wow!
Esposito fa 1-0! E questa volta mi sa che è regolare, Davide, mi sa che è regolare. Esposito finalmente riesce a calciare, prendere, bucare quella rete, porta così in vantaggio i suoi. E qui la Liguria deve cercare di reagire in più fretta possibile. Anche perché non stava giocando assolutamente male. Assolutamente no. Ora attenzione, perché sono in fiducia. Ragazzi campani, ecco, provano ad affondare Iandolo nuovamente, si passa sempre da quella parte. Iandolo da casa sua, Maiolino, però mi dice di no. Eh sì, al momento quel calcio non era neanche così pericoloso. Siamo però già dall'altra parte. Dall'altra parte con Argenti e può alzare il pallone. Pelluccio riesce a fare buona guardia. Gonzales si riparte ora con Delli Venneri. Buono il pallone, niente da fare. Pugliese, Argenti. Ora è la Liguria, a Pelluccio, sta facendo una partita importante, ma rischia tantissimi. La campagna però molto più grintosa questo secondo tempo, li vedo molto più precisi anche per quanto riguarda questi passaggi, vedi Davide, tutto sicuri, di prima. Molto più sicuri, esatto. Però ora Iervolino tra i due attaccanti riesce ad avere la meglio. Argenti può affondare, alza il pallone ed è anche buono per il 7, che è Argenti, può affondare Argenti, Murato, famosamente però. E qui devono stare attenti perché questa punizione potrebbe metterli davvero in difficoltà, vediamo che cosa vanno a scegliere i ragazzi liguri. Ora ci prova Argenti nuovamente, le finte, bravissimo Argenti, ma Delli Venneri riesce a fare buona guardia e a murare. Ora anche Gonzales in due tempi riesce a togliere il pallone, scarta due avversari e prova a far ripartire la campagna che non ci riesce. Attenzione a Marchi che entra in aria, Landi, attenzione ora a Landi, Morvillo, il pallone all'indietro per Landi, nuovamente si rischia tantissimo ma è il loro gioco e va bene così. Giannattasio sventaglia dall'altra parte, Morvillo, niente da fare, Camacho, Avena. Landi si è chiuso veramente molto bene là dietro insieme al suo compagno di reparto, hanno creato una muraglia cinese davanti alla porta e non hanno fatto passare nessuno, veramente molto importante questo per loro. Attenzione perché la Liguria sta cercando di attaccare, però anche in questo caso riescono a recuperare il pallone. Ora riparte la campagna con Barra, il pallone per Morvillo, attenzione a Iandolo, indietro per Landi, nuovamente liberato Pelluccio, si passa da Barra nuovamente, Delli Venneri liberato, ancora Barra, bella l'azione della Campania e l'ultimo passaggio, il più importante, viene fermato così e si riparte con la Liguria. La prova a rischiare anche, uno da dietro, alzano il pallone, attenzione perché è buono per Forit, le finte di Foritto, il pallone largo per Marchi, all'indietro per Avenia, può ad alzare il pallone, fa buona guardia il difensore della Campania, all'indietro Gonzales, Giannattasio, si riparte nuovamente per la Campania con Liberato, le finte di Liberato in mezzo al campo, cerca un compagno ed è Giannattasio, il pallone per Delli Venneri, ora gioca sul velluto ma sbaglia tutto, attenzione Argenti da casa sua, il pallone resta lì, attenzione Marchi! Cosa poteva essere quest'azione? Mamma mia, Davide, devo essere sincera, io ho visto abbastanza dentro questo pallone, invece sono stati bravi. Devo dire che la Campania sta facendo un possesso palla spessante, sì. Sta provando con il possesso palla ad intavolare le azioni d'attacco che poi hanno portato il gol, ma attenzione al Marco, limite dell'aria, e dentro Cirillo ci butta il guantone, gli dice di no all'81esimo, si resta 1-0 per la Campania, attenzione al Liberato nuovamente, Morvillo, ora è la Campania ad attaccare, il colpo di testa a liberare, però Camacho nuovamente, la Liguria, attenzione Landi, guardia Bonca al limite dell'aria, Landi nuovamente, il lancio lungo, il pallone resta lì, Avenia prova ad allargare nuovamente, niente, ancora Landi, Iandolino prova ad alzare nuovamente il pallone, Pugliese lo toglie, indietro per Maiolino e si riparte. Una parata che vale come un gol, soprattutto all'80. Attenzione a Gonzales, calcio di rigore. No.
Abbiamo visto quasi in ogni partita un calcio di rigore, Davide, qui. Incredibile. Iandolo contro il portiere. Iandolo! Miracolo! Il miracolo del portiere! Ci ha buttato i guanti sotto l'incrocio, manda la palla in calcio d'angolo. La Liguria è ancora viva, 1-0 per la Campania, 86esimo. Può succedere di tutto, il calcio d'angolo, ribattuto, ancora la Campania, con Iandolino, cosa fa? Se riusciva questo, incredibile, prende il pallone, se lo alza, si gira. Di poco fuori però, non era tantissimo. C'è anche un infortunato, ragazzi, guardate come chiede... Sì. Come chiede forse il mister la sostituzione, ma non si può fare, si è ripreso. Attenzione però, l'ultima azione d'attacco della Liguria. Forit prova a entrare, Forit prova ad affondare, ancora Forit, il pallone indietro per Camacho. Mancano solo 2 minuti e sono quelli del recupero. Attenzione, ribattuto e si riparte con la Campania che manda via il pallone più lontano che può. Iervolino riesce a prenderlo, ma niente da fare, ancora la Campania che va a perdere tempo con Gonzalez e mette il pallone al centro. La Campania vince 1-0 il match contro la Liguria e sono 3 punti per loro. Wow, un match che sì, non ha avuto tantissimi gol, ma è stato davvero molto emozionante sia da una parte che dall'altra. Fino all'ultimo è stato equilibrato, le due squadre sono riuscite soprattutto nel primo tempo a capirsi molto, però poi nel secondo lo abbiamo visto, la Campania aveva qualcosina in più, non so che cosa si siano detti negli spogliatoi, sono veramente curiosa di scoprirlo, però ho visto una nuova squadra scendere il campo. Esposito aveva fatto sì un gol nel primo tempo fuori gioco, questa volta invece si è portato il vantaggio, un vantaggio importantissimo, ma soprattutto Davide, come l'abbiamo detto dall'inizio di questo campionato, dall'inizio di questa giornata, una parata del portiere che è valsa come un vale gol. Ragazzi, una parata del portiere vale 3 punti, non c'è niente da fare, è come un gol, quindi il portiere è importantissimo per le squadre, soprattutto quando non è un bot. Assolutamente sì. Però devo dire una cosa, un match, cerco di dare anche un assist ad Eleonora, un match clamoroso. Decisamente clamoroso, sì. Che ha un vincitore, ma è stata una partita bellissima. E ti dico anche un'altra cosa, il calcio di rigore parato è stato veramente rischioso, perché sì, poi la Liguria ha rischiato la beffa dell'uno pari, ma poi la Campania ha chiuso bene. Anche loro hanno fatto un match clamoroso, ma credo che possiamo già andare dai capitani delle due squadre, certo. Campania e Liguria, con la nostra Eleonora. Grazie ragazzi per la linea e diamo naturalmente il benvenuto a voi capitani. Allora, naturalmente iniziamo subito con una domanda, perché dobbiamo soddisfare la curiosità dei nostri caster. Cosa vi siete detti prima della partita? La partita era difficile, si sapeva che era una partita difficile, perché loro sono comunque una bella squadra, sono veramente forti e siamo riusciti a fare un gol fortunatamente e siamo riusciti dietro a mantenere quello che loro facevano in attacco. Veramente bravi. Abbiamo pensato di cercare di tenere il primo tempo per poi provare il secondo tempo a fare qualcosa di più, però hanno retto bene anche alla fine. È stata tostissima partita, tosta. Bella. Bravi, bella divertente. Ecco, iniziamo con Antonio Landi. Naturalmente una domanda, l'emozione di giocare dal vivo qual è stata? È bello, veramente bello, una bella atmosfera, un bel impianto, e non vedevo l'ora di venire, veramente ero veramente euforico. Ecco, invece un'altra domanda per Alessio Bellinazzi, capitano della Liguria, naturalmente giochi in casa. Giochiamo in casa, siamo un mix di ragazzi delle varie squadre, e qualche giorno di allenamento, siamo venuti a giocarcela. Speriamo di riuscire a fare la seconda, magari risultato per riuscire a passare. Cerchiamo di rappresentare la Liguria al meglio. Benissimo, siamo quasi pronti per dare di nuovo la linea ai caster. E allora possiamo collegarci con Lorena e Davide per la prossima partita. Wow, rieccoci. Penso di
Rieccoci qui. Io ho sentito il capitano della. Non so se noi ce siamo in diretta, se possiamo parlare. Forse dobbiamo aspettare ancora un attimo. Non lo so, ma non so se ci sentono in live. Più che altro perché sennò mi era piaciuta una cosa che aveva detto. Eccoci. Siamo tutti. Ho sentito il capitano della Liguria che ha detto: abbiamo provato a temporeggiare il primo tempo per poi affondare il secondo, ma era perché c'era più paura o era stata impostata proprio così? No, era stata impostata proprio così, le avevamo viste giocare prima, avevamo capito due o tre cose, abbiamo deciso anche il gameplay, spesso si gioca forte nel secondo tempo, ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, bravi loro. Questo è quanto. Vabbè, noi possiamo soltanto farvi i complimenti a entrambi i capitani, a entrambe le squadre, perché avete fatto comunque un match clamoroso. È stato veramente bello da commentare, da vivere tutti insieme. Quindi rinnoviamo i complimenti. E ora, intanto, però, e ora noi però dobbiamo andare all'ultimo match. Perché adesso andiamo a raccontare l'ultimo match tra Abruzzo e Lazio. Wow! E per cosa? Per il primato. Perché è importantissimo questo primo posto nei... Esatto, negli accoppiamenti esatto, dei quarti. Esatto, quindi... è fondamentale. Ecco quale abbraccio l'abbiamo visto.